Buon pomeriggio amici di Tele One, bentrovati. Goal Inside, nuovo appuntamento di oggi, 15 ottobre. Affronteremo come di consueto tutti gli argomenti che riguardano Palermo, Catania, Messina e Trapani, dunque le siciliane di B e di C. Per quanto riguarda la Serie B, però, è stato un turno di pausa, lo sapete, con le nazionali che sono scese in campo. La nazionale italiana ha giocato proprio ieri con Israele, bel successo, anche un esordio importante che riguarda in un certo senso da lontano anche il Palermo. Infatti è entrato in campo Lucca, ricorderete bene, uno dei giocatori che poi insomma trascinarono anche il Palermo in diversi anni fa, quindi dalla rinascita possiamo dire così. Dunque, bella soddisfazione anche per Lorenzo Lucca. Quest'oggi diamo il benvenuto a Roberto Pedivellano ed Edoardo Ullo che sono collegati con noi. Roberto, buongiorno, vi vedo entrambi. Come va? Tutto a posto? Lucca, Roberto, mi viene da sorridere perché ne abbiamo parlato tante volte di Lucca, no? Si parlava già diversi anni fa di questa idea di Lorenzo Lucca in nazionale e insomma, ieri è successo, no? Rispetto alla carenza di punte degli ultimi anni, chiaramente un giocatore con la struttura, con le caratteristiche di Lucca manca a questa nazionale perché il miglior Scamacca non ha ancora dato infortuni a parte, non ha ancora dato le risposte che Spalletti si aspetta. Quindi ben venga l'inserimento di Lucca, giocatore dalle caratteristiche, ripeto, che mancano a questa nazionale. È stato il primo approccio, 10 minuti per così dire. Spero che il campionato restituisca sempre alla nazionale un Lucca sempre più migliore rispetto a queste ultime giornate, ovviamente, Lo dove sta facendo bene. speriamo. Lo speriamo bene, Retegui anche lui in gran forma, però parliamo di Palermo e quindi trasferiamoci in Sicilia. Abbiamo detto di questa pausa per le nazionali, Palermo che tornerà in campo giorno 19, quindi contro il Modena per una trasferta che dovrà dare delle risposte molto molto importanti. Tra l'altro si tratta del primo atto di un mini tour de force, si chiama in questi casi, perché il Palermo affronterà 5 gare in meno di un mese, saranno 5 gare contro avversarie non proprio titolate, possiamo dire così, per la promozione in Serie A, quindi rappresenta una ghiottissima occasione per il Rosanero per dire a tutti quali realmente siano o possano essere le ambizioni in questo campionato, visto che in tanti non lo hanno ancora capito, la stessa società non è stata anche quest'anno chiarissima. Edoardo, tu cerca di essere chiaro tu, questo Palermo è stato costruito per la Serie A. Buongiorno, Ciao intanto, buongiorno a Edoardo. tutti. Allora, Palermo è stato costruito per la Serie A. Il problema è la società lo dice? Non si sa. Me lo stai chiedendo, no? Allora, tu hai fatto la domanda a me: Palermo è costruito per la Serie A? In teoria, per Allora, io migliorare. dico, quando De Sanctis, quando il City, tutti quanti, anche il tecnico Dionisi si sono seduti, anche se per poco, comunque per fare questo mercato estivo, hanno costruito questo organico per andare in Serie A. Poi ascolteremo delle parole di Corini, che tra l'altro ha parlato da neotecnico della Cremonese, che hanno fatto sorgere diversi dubbi. Comunque, Edoardo, Corini, lasciamolo per dopo. Inizio, risolviamo per dopo. Sì. Allora, per quanto riguarda il Palermo, l'obiettivo dichiarato è stato sempre quello di migliorare il sesto posto, ma è stato anche detto che non può essere il quinto. E allora dove sta la verità? Terzo posto, ma vai a fare i playoff, anche se da semifinalista. Io penso che Palermo non si possa permettere di, se vuole andare in Serie A, di farlo attraverso i playoff, deve andarci direttamente, ma deve darsi una smossa. Roberto, questo Palermo è stato costruito per la Serie A. Ma l'organico è stato costruito per competere, non per ammazzare questo campionato. È chiaro che poi, andando nei dettagli, abbiamo discusso 2000 volte praticamente, questa è una squadra che per caratteristiche deve giocare in un'altra maniera. È poco pungente in attacco, costruisce poco, finalizza, manco che ve lo dica a fare. Quindi a questa ripresa del campionato ci aspettiamo un cambio di registro, soprattutto da
dall'atteggiamento tattico. Le parole di Corini, che ascolteremo dopo, sono veramente lineari ed eloquenti su quello che è stato l'andazzo di questi due anni. Dopo che li ascolteremo, analizzeremo al meglio appunto quanto detto da Corini e analizzeremo al meglio quello che possono essere stati anche per questi anni i dettami di questa società. Assolutamente sì, noi però apriamo e sorridiamo anche quest'oggi, ci va di farlo con un video che riguarda Dionisi che chiedeva al pubblico, ricordate in un incontro recente di un mesetto fa all'incirca, chiedeva al pubblico: lo volete? Insomma, FPS, Forza Palermo Sempre, ci ha scherzato così. Voi lo volete? No! No, no! Siete in tanti, ma non l'ho sentito bene. Voi lo volete? Ho detto no! Anche noi no, vogliamo! No! Andiamo tutti! Gol inside! Ecco, voi lo volete, quei no erano per il nono posto, perché insomma, col Palermo in classifica all'undicesimo, voi lo volete il nono posto, no, si parla di quarto, quinto, non si sa ancora bene, lo abbiamo detto, però c'è un tabellone che vi faccio vedere ed è quello delle prossime cinque sfide dei Rosanero, che appunto inizieranno da Modena, poi ci sarà Palermo-Reggiano, lo vedete in grafica su schermo, Mantova-Palermo, Palermo-Cittadella, poi si arriva alla sfida con il Frosinone e più avanti una delle sfide più difficili, che sarà quella con la Sampdoria, ovviamente poi si andrà al doppio turno casalingo con lo Spezia e così via. Edoardo, il Palermo adesso deve necessariamente dare delle risposte. Assolutamente sì, le deve dare dopo una pausa, che solitamente le pause non portano bene. Però ti dico una cosa: il Palermo riparte da Modena. Le ultime due partite a Modena sono state abbastanza positive, sono finite entrambe 2-0 per il Palermo e arrivarono sempre nello stesso periodo. L'anno scorso, il 7 ottobre, era proprio la nona giornata, il Palermo vinse 2-0 con Henderson e Mancuso. E a fine ottobre del 22 il Palermo si risvegliò, perché cominciò l'anno promosso, cominciò male quel campionato, Brunori e Valenti diedero la vittoria al Palermo. Quindi diciamo che si parte con una partita che storicamente, almeno negli ultimi due scontri diretti, è andata bene. E poi altre squadre, come hai detto tu, che sono sulla carta alla portata. Il problema è ora capire se diciamo, a livello soprattutto tattico, Dionisi avrà risolto i suoi dubbi, i suoi problemi, perché la squadra, come ha detto giustamente Roberto, segna poco, finalizza pochissimo, costruisce veramente tutta goccia, quindi diciamo, sotto questo aspetto siamo messi male. Paradossalmente la difesa ha subito pochi gol, ma se non segni non vinci, se non tiri non segni, quindi il Palermo deve smuoversi sotto questo aspetto. Allora Roberto, c'è la Reggiana dopo la partita col Modena, tra l'altro volevo anche un tuo parere. Tu sei stato a Modena l'anno scorso proprio ed era stata la quarta vittoria consecutiva in trasferta del Palermo, dunque grande momento. Come dicevamo con Antonio La Rosa la scorsa settimana, il Palermo è reduce adesso da tre vittorie consecutive e ancora una volta pure quest'anno la quarta partita sarà contro il Modena. Io rido, capisco anche il perché. Comunque poi ci arriviamo, si giocherà poi col Mantova che è neopromosso, poi col Cittadella che è terzultimo e ha cambiato il tecnico e poi il Frosinone, mentre la regia ci mostra prontamente questo tabellone, e poi il Frosinone che si può dire non sta assolutamente bene. Come la vedi? Non ti chiedo una tabella, uno schema di punti, di pronostico, però ecco, dimmi perché stai ridendo prima di tutto. No, sto ridendo perché ci affidiamo a tutto, alla cabala per cercare un po' di... Esatto. Come ha detto Edoardo, ok, a Modena si è vinto due volte consecutive, però specialmente l'anno scorso, dopo aver vinto a Modena per 8-10 giornate non abbiamo vinto più. Ecco. Quindi non vorrei che si ripeta, rivolgendoci alla cabala, succedesse la stessa cosa. Quindi lasciamola stare, la cabala. No, io dico che è chiaro che si fanno tantissime prove durante la settimana. Dionisi li prova, questi schemi diversi per poter
portare la squadra a finalizzare di più, però poi puntualmente la formazione che manda in campo settimanalmente è sempre questo maledetto 4-3-3, ecco. Schema che io odio a questo punto, chiunque lo faccia, qualsiasi squadra faccia il 4-3-3, io lo odio praticamente. Non lo sopporti più, diciamo. Credo che l'organico al suo interno, tanti di quegli esterni che lui fa enorme fatica a cambiarlo questo schema che secondo me, cambiandolo, porterebbe la squadra a finalizzare di più, a tirare di più in porta, perché avrebbe un supporto, questa famosa unica punta avrebbe un supporto in più, i difensori avversari impegnati in più perché ci sono due punte in più, solo che, si fa grande fatica, perché l'organico è pieno di tantissimi esterni. Tantissimi esterni, e a tal proposito ci si chiede anche come il Palermo si schiererà. Io vi chiedo cosa vi aspettate per la prossima partita. Abbiamo questi dualismi fra Brunori e Henry, Di Francesco e Di Mariano, e dall'altra parte invece l'Eduaron e Insigne. Edoardo, qual è il tridente, visto che deve essere 4-3-3, che schiererà il Palermo contro il Modena, secondo te? Qua mi chiedi, non sono storicamente, non sono un granché nei pronostici, nonostante qualcuno l'abbia azzeccato, ma per pura fortuna. Detto questo, se deve essere 4-3-3, condivido l'odio per questo schema. Perché, sì, no, perché non è adatto il Palermo, è chiaro, cioè, si è capito. Sono due stagioni e mezzo che si gioca con questo schema, e due stagioni e mezzo che, come dicono in Francia, si fa bile. Come direbbe le Quaron, facciamo bile. Esatto, quindi, e non solo lui, sì. Le due Ron, scusate, pure il vabbè. Comunque, detto questo, tu mi chiedi come il Palermo schiererebbe come Dionisi potrebbe schierare queste tre punte. Chi vorresti tu a questo punto, ti chiedo. Io metterei Henry al centro. Okay. E poi Di Francesco e dall'altro lato hai detto il dualismo Insigne tra le due Ron, ci sarebbe. Proviamo le due Ron a questo punto, vediamo di fargli fare esperienza, di fargli fare amalgama, come diceva il buon Massimino. Allora, noi andiamo a vedere adesso una grafica che riguarda l'atteggiamento del City Group. Eccola qui, la vedete, il City Group, risultati scadenti, lo scrive Bidoni Rosanero, mancanza di gioco, De Santis non pervenuto, intanto il City Group se ne sta così. Ricordate, insomma, la statua di Marc Bresciano, e cioè l'immobilismo in un certo senso. In tutto questo ci sono stati cambiamenti, perché nel City Bigon è stato nominato nuovo direttore tecnico globale, quindi gli è stata data questo nuovo compito da Ferran Soriano. Bigon quindi avrà più responsabilità anche nel mercato. Questa è una cosa buona per il Palermo, Roberto, anche vista la vicinanza e quello che Bigon proprio diceva sui rosanero. Ma Bigon sostanzialmente è sempre stato vicino alle cose del Palermo, l'abbiamo sempre visto a fianco di Rinaudo. Sì, non cambia niente. Non cambia assolutamente niente. L'immobilismo del City Group. Il City Group non è assolutamente immobile. Il City Group non ha lo stesso assillo che hanno i 1200 tifosi che andranno ad occupare il settore ospite di Modena. Non hanno lo stesso assillo, non hanno questa esigenza, tra virgolette, di concretizzare con la promozione quest'annata. Arriverà, a suo dire, col tempo, senza bisogno di step annuali, nel senso di non c'è, come sentiremo appunto da un diretto interessato fra poco, non c'è questo assillo di andare a chiedere un obiettivo chiaramente dichiarato. Te lo sei chiamato, andiamo ad ascoltare allora il caro Eugenio Corini nel giorno della presentazione alla Cremonese. Riallacciandomi all'affermazione sulla responsabilità di mantenere il ruolo di favorito, e l'esperienza di Palermo può essere utile al suo staff, visto che anche a Palermo c'era la grande pressione di dover vincere per forza, quindi magari un po' di esperienza magari utile a arrivare in un'altra piazza altrettanto ambiziosa. Certo, io penso che l'esperienza allenatore, insomma, è qualche anno che lo faccio, bisogna sempre parametrarsi sugli obiettivi
e probabilmente a Palermo c'era l'obiettivo di consolidare la categoria al primo anno e siamo arrivati ottavi a pari punti al Venezia, che aveva un budget molto più alto del nostro, dunque abbiamo fatto per me un lavoro importante di costruzione con una proprietà che era appena arrivata. Il secondo anno l'obiettivo era arrivare in zona playoff ed eravamo dentro pienamente in zona playoff e di conseguenza abbiamo vissuto anche scorci di campionato dove eravamo molto avanti e dunque c'era da completare un percorso. Sicuramente c'è tanta pressione e bisogna saperla reggere, per me l'equilibrio diventa fondamentale in questo tipo di situazione. Poi il parametro è sempre la qualità complessiva, l'obiettivo che ti determina la società. Qua mi sembra chiaro il fatto del contratto mio firmato fino a giugno, quale sia l'obiettivo. Passa tutto attraverso questo campionato, sull'obiettivo che mi ha dato la società, su quello ci parametreremo e faremo il massimo per far sì che questa squadra arrivi dove prima abbiamo detto che tutti vogliamo che... Vogliamo che arrivi, ovviamente. Insomma, in cuffia c'è anche il commento di Mirko Valenti che sottolinea consolidamento anche in questa conferenza stampa e non solo la parola consolidamento. Insomma, tante cose sono rimaste lì, bravissime. C'era pure il percorso e Roberto, parto da te. Cosa voleva dire Corini con queste dichiarazioni che io ancora oggi comunque definisco criptiche, perché la chiarezza è mancata lo scorso anno e se proprio vogliamo fare le pulci a queste dichiarazioni, queste parole dell'ex tecnico rosanero, non è chiarissimo quale fosse l'obiettivo del Palermo. In molti hanno letto delle frasi come Corini ha detto insomma che alla Cremonese si vuole andare in Serie A, mentre col Palermo si doveva semplicemente migliorare. Che ne dici? Al Palermo. Niente, Roberto non ne dice in questo momento perché è rimasto frizzato e allora andiamo da Edoardo. Che ne dice Edoardo di queste dichiarazioni? Che ne dico? Come dici tu è stato criptico, ma lascia intendere che a Cremona, avendo il contratto per questa stagione, si voglia subito puntare all'obiettivo grosso, quindi alla Serie A. Però dico una cosa, ricordo, e non vorrei dire, sì, però ricordo che a inizio stagione, nel precampionato della scorsa stagione, quando ci furono le conferenze stampa mi pare che fu... insomma in ritiro a inizio di ritiro lo dissero i giornalisti, dico, ma allora ci andiamo, cioè questo, dico, ma si può dire, tolta anche la scaramanzia, la Serie A? Si disse sì, puntiamo sommessamente, ma si disse puntiamo alla Serie A, che poi significa migliorare un nono posto, andare ai playoff, che significa che tu sei molto avanti e poi ti fermi perché devi rimanere là, quindi mi sembra un po' strana come cosa, quindi non lo so. Certo i tifosi, diciamo una buona parte dei tifosi reclama un po' di chiarezza e vuole un po' di chiarezza dal City Club, che non può essere miglioriamo. L'obiettivo può anche essere dichiarato che è quello della Serie A. Dopo due anni, dopo questa che è la terza stagione, se vuoi andare in Serie A lo devi dire. Roberto, all'inizio dell'anno, come diceva anche Edoardo, si parlava un po' più da vicino di Serie A, poi Corini a un certo punto, lo ricorderai sicuramente, in una conferenza parlava di quarto, quinto posto, insomma oggi dice questo alla Cremonese, e tu che idea ti sei fatto? Intanto ti dico che Corini parla certo di non essere smentito, quindi le sue parole rimangono lì. Il City, come tu sai, non interviene mai per sottolineare nulla praticamente, sia a livello tecnico che a livello di interviste, di illazioni, di voci eccetera eccetera, quindi la sua intervista rimane lì senza paura di essere smentito. Lo mandano via a ridosso dei playoff quando il Palermo teme di non poter competere per la Serie A, quindi se il City lo manda via e lui è dentro quello che gli hanno chiesto, non vedo il motivo per cui il City doveva mandarlo via. Sottolineiamo che il City doveva mandarlo via a dicembre, con il mercato davanti di gennaio, sì, quindi dare la possibilità all'allenatore di poterla cambiare quella squadra, e soprattutto
fanno una cosa che secondo me Eugenio, il caro Eugenio, non meritava, cioè buttarlo fuori, mandarlo via il giorno in cui si va a inaugurare il centro sportivo di Torretta, dove Mignani è una noce fuori dal sacco, non c'entrava nulla in quel contesto lì, ed è uno dei motivi per cui Rinaudo mi dice che è un provvedimento che non accettava in quel frangente. È chiaro che per Corini dire questo, o si toglie qualche sassolino dalla scarpa, e lo capiremo in virtù di quello che sarà il destino di questo campionato, o ha fatto un'uscita a vanvera per difendere a spada tratta il suo lavoro dello scorso anno. Assolutamente sì, assolutamente sì. Tu prima citavi di dicembre come mese caldo per una ipotetica sostituzione. Ricordiamo tutti quello che accadde al Barbera dopo la partita col Cittadella, se non ricordo male, ma penso di ricordare bene, con una sorta di sfondamento, insomma, le forze di polizia che bloccarono l'ingresso principale del Barbera. Il clima già era molto teso fra novembre, mi sembra che fosse a novembre questa partita. E insomma, staremo a vedere, come dicevi tu, su questi obiettivi, capiremo di più. Obiettivi che sembrano invece abbastanza chiari, nonostante un inizio di campionato un po' titubante da parte del Catania. Obiettivi sembrano chiari, Edoardo. Il Catania in Serie A ci vuole andare, non ci sono dubbi, no? Sì, prima deve arrivare in Serie B, però. In Serie B, assolutamente. E quindi diciamo che con 3 vittorie consecutive è un terzo posto, diciamo che la cosa comincia a farsi interessante. È chiaro che siamo ancora a inizio stagione, però la squadra sembra rispondere a quelli che sono i dettami di Toscano. Noi la classifica intanto possiamo andarla a vedere, poi ti ridò sì. La parola su Toscano, quello che stavi dicendo. Catania, mentre il Messina ha pareggiato il derby col Trapani, un derby abbastanza divertente, il gol del pareggio è arrivato al 90esimo, ma ora ne parliamo. Toscano sta trovando la quadra, ne parlavamo la scorsa volta, no Edoardo? Sì, poi vincere aiuta a vincere. Terza vittoria consecutiva, anche abbastanza, non dico facile, ma abbastanza netta, più di quanto non dica il punteggio, allo stadio con quasi 18.000 spettatori, che per una partita di Serie C sono un'enormità, c'è entusiasmo e quasi non si sente il punto di penalizzazione che è stato subito, è stato inflitto ai rossazzurri la settimana scorsa per il famoso discorso delle file giustizie estive che arrivarono praticamente quasi in ritardo, insomma fece penare quella situazione, però arrivarono, insomma, è stato risolto. Quindi c'è molta fiducia, c'è molto entusiasmo e i risultati lo stanno anche dimostrando. E Pelligra ha scritto di notte, Roberto ci sei ancora, ha scritto di notte, non conta insomma il fuso orario, gli impegni eccetera eccetera, Forza Catania avanti insieme con coraggio ed entusiasmo, è anche questo un bel segnale, cioè nel senso a noi un po' manca forse un dirigente che cerchi di trascinare il Palermo, no? Come fa Pelligra. Pelligra, scusami. Sì. Avevo sentito. No, tranquillo. Il Catania rischia di vincere il suo campionato grazie alle scelte fatte all'inizio di campionato. Perché quando tu ti mandi dentro un allenatore come Toscano, che colleziona promozioni a tutto spiano, esatto. È un direttore sportivo fantastico. È fantastico non tanto quanto il collegamento. Edoardo, allora aggiungila tu questa cosa e poi siamo in chiusura. Sì, e allora, continuando il discorso di Roberto, un direttore sportivo che sa il fatto suo, ha detto giustamente lui fantastico, è quasi un lusso per la categoria. Poi c'è un presidente che è una sorta, per quanto mi riguarda, una via di mezzo tra Zamparini. Esatto. Perché è molto vicino alla squadra, ma non ha la sua vulcanicità, almeno in termini di esubero. Sì. È in teoria la grandezza di un grande gruppo, quindi diciamo che è una cosa tra il moderno e l'antico che pare funzioni. Esatto, infatti la mia domanda era finalizzata anche a riportare a galla questi ricordi, perché sì, è vero, lo ricorda molto e appunto dicevo poco fa, al Palermo forse manca un po' questo dirigente che tiri e trascini.
E allora noi ci fermiamo per oggi. Io vi ringrazio per essere stati con noi anche in questo martedì 15 ottobre. Appuntamento alla prossima settimana con Goal Inside. Continuate a seguirci naturalmente sui social, su YouTube, su Instagram. Se dovete scriverci, teleoneweb@gmail.com. Grazie e buon proseguimento di ascolto.